referendum sul taglio dei parlamentari. Perché votare sì o no? Il 20 e il 21 settembre saremo chiamati a votare per il referendum confermativo sulla riforma della Costituzione che taglia il numero dei parlamentari. La riforma prevede una riduzione da 630 a 400 del numero dei deputati e da 315 a 200 di quello dei senatori elettivi. Chi vota sì o no? Quasi la totale maggioranza dei partiti in Parlamento ha votato a favore del taglio. Ai cittadini viene ora chiesto se appoggiare, votando sì, o respingere, votando no, questa possibilità. Sì, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Italia Viva, altre formazioni minori. No, Più Europa, Azione, Sinistra Italiana, altre forze politiche e molti dissidenti dei partiti schierati per il sì. Confronto con l'Europa. Il sì sostiene che il taglio sia necessario anche per adeguarsi alla media europea, considerando che l'Italia è il paese con il più alto numero di parlamentari elettivi. Considerando la Camera, la proporzione tra cittadini e rappresentanti eletti è: in Italia è di 1 su 96.000, nel Regno Unito 1 su 102.000, Francia e Germania 1 su 116.000, Spagna 1 su 133.000. Con la riforma andremo a, in Italia, a 1 su 151.000. Il no sostiene che il nostro numero di parlamentari non sia alto, quanto piuttosto sia adeguato alla conformazione del territorio, a ragioni storiche e alla necessità di rappresentare anche tutte le minoranze. Rappresentanza. La questione rappresentanza è centrale. Il sì sostiene che il taglio dei parlamentari non incida sulla rappresentanza dei cittadini perché ad oggi esistono altri organi che affiancano il Parlamento nei processi legislativi, come regioni e Parlamento europeo. Inoltre, con la prossima legge elettorale sarà garantito un diritto di tribuna ai piccoli partiti e ogni regione avrà un numero minimo di parlamentari. Il no sostiene che il taglio dei parlamentari metta in pericolo il pluralismo, la democrazia e la rappresentanza territoriale dei cittadini. Questo perché i collegi elettorali diventeranno più grandi, ogni parlamentare dovrà rappresentare più elettori e la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento si alzerà. Costi della politica. Il sì ci ricorda che il taglio dei parlamentari permetterebbe un risparmio di circa 400 milioni di euro a legislatura. Il no ci ricorda che questo taglio rappresenterebbe in realtà un risparmio minimo per la spesa pubblica, pari allo 0,007%, e allo stesso tempo però ridurrebbe la democrazia. Autonomia del Parlamento. Per il sì, un Parlamento meno numeroso significa taglio di sprechi e clientele, oltre che della possibilità per i cittadini di controllare meglio i propri rappresentanti. Per il no, invece, meno parlamentari significa maggiore peso dei partiti, più potere ai leader politici e meno libertà per gli stessi parlamentari. Efficienza del Parlamento. Per il sì, con meno parlamentari si lavorerà meglio e in modo ottimizzato, perché si velocizzerebbe anche il lavoro di giunte e commissioni, con l'eliminazione di tempi morti e lungaggini burocratiche. Per il no, la riforma taglia solo il numero dei parlamentari, ma non incide sui veri intoppi della macchina legislativa, in particolare sul bicameralismo paritario. In pratica, Camera e Senato continuerebbero a fare esattamente lo stesso lavoro. Adesso che abbiamo chiarito le motivazioni del sì e del no, possiamo prendere una decisione. L'importante è che qualsiasi decisione voi prendiate sia sempre libera, consapevole e informata.